Dopo 8 giorni di ricerca è stato ritrovato in un campo il cadavere del piccolo Mattia. Per il riconoscimento ufficiale servirà l'esame del DNA. Incidente mortale a Starnano, Centauro finisce nella corsia opposta e si scontra con un furgone, muore a 60 anni. Elezioni politiche, domenica si vota dalle 7 alle 23 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Varotti non c'era, no, non c'era legale di carriera, sui social scoppia il caso legato al processo rinviato a dicembre che vede imputato il ristoratore per diffamazione. Ciclovia del Metauro, partito l'iter per il tratto Fano-Cartoceto, si passa all'approvazione in giunta e poi ai decreti di esproprio. Ampliamento dell'acquedotto a Sant'Andrea in Villis, si va verso la conclusione dei lavori. Entro ottobre l'acqua potabile raggiungerà le case di 550 persone non ancora servite. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai nostri titoli, un 60enne morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 78 Picena in provincia di Macerata. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era in sella ad uno scooter quando, per cause ancora da accertare, ha urtato un altro motociclo che lo precedeva. Nell'impatto il mezzo è finito nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un furgone che lo ha centrato in pieno. I sanitari hanno tentato di rianimare 60 ma a causa dei gravi traumi riportati il Centauro non ce l'ha fatta. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. A 8 giorni dall'alluvione si è spenta la speranza perché sarebbe stato trovato il cadavere del piccolo Mattia. Per l'identificazione saranno necessari l'autopsia e l'esame del DNA. Tragico epilogo nelle ricerche del piccolo Mattia Lucconi, il bambino di 8 anni disperso dall'alluvione che il 15 settembre scorso ha colpito le Marche. Dopo 8 giorni di ricerche, il cadavere è stato ritrovato dai carabinieri intorno alle 16 in un campo adiacente al fiume Nevola, nel comune di Trecastelli. A dare l'allarme è stato il proprietario del terreno. Il corpo era completamente avvolto dal fango e in avanzato stato di decomposizione. Per il riconoscimento ufficiale servirà l'esame del DNA, ma quella maglietta blu descritta dai genitori nei giorni scorsi non ha lasciato molti dubbi ai soccorritori. Proprio ieri sua mamma, dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Senigallia, era tornata nel punto in cui Mattia era scomparso. L'ondata di piena lo aveva strappato con violenza dalle sue braccia. Continuano, d'altra parte, le ricerche della 56enne Brunella Chiù. Vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile, carabinieri e guardia di finanza sono decine le unità in azione. Ai fini delle indagini, inoltre, i carabinieri forestali hanno acquisito altri documenti negli uffici della protezione civile. È arrivata invece dal consigliere regionale Luca Santarelli, vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, la proposta di istituire una commissione d'inchiesta relativa a quanto accaduto con l'esondazione del Misa. La richiesta formale è stata presentata ieri mattina e Santarelli fa notare che nello stesso giorno il governatore ha richiesto l'istituzione di una semplice commissione tecnica. Si tratta di una differenza sostanziale, evidenziato il consigliere, perché quella da me proposta, detto, ha lo scopo di ricostruire il percorso amministrativo, tecnico, finanziario e politico. Se non si raggiungeranno le 11 firme, come previsto dalla normativa vigente, la commissione non potrà essere istituita. Quindi Santarelli ha lanciato un appello alla responsabilità civile di tutti i consiglieri affinché condividano la proposta anche al fine di accelerare il risarcimento dei danni. Questa volta, ha commentato, vogliamo chiarezza a tutti i livelli. Oggi intanto la Giunta regionale ha deliberato la costituzione di un fondo straordinario di 4,2 milioni di euro per il sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dall'alluvione. Si tratta di fondi regionali in attesa di rimborsi del governo condivisi con la Camera di Commercio delle Marche che ha messo a disposizione 1 milione di euro. Potranno richiederlo le piccole e medie imprese fino a 250 addetti e 50 milioni di fatturato oppure 43 milioni di attivo. Il finanziamento bancario massimo sarà di 150.000 euro con durata di 8 anni, di cui fino a 2 di preammortamento, con interessi zero e garanzia totale. Potrà essere estinto da eventuali contributi statali per i danni subiti. Questi aiuti della Regione potranno invece essere concessi entro la data della cessazione dello stato di emergenza.
E con il fango dell'alluvione è stata imbrattata la sede della Regione Marche ad Ancona. Circa 300 attivisti di Fridays for Future hanno sporcato l'edificio sede della giunta regionale. Noi sporchi di fango, voi sporchi di sangue, hanno scritto in uno striscione come segno di protesta contro la gestione dell'ondata di maltempo. Secondo alcuni manifestanti, il fango è il risultato del cambiamento climatico contro il quale la politica non sta facendo nulla. Il sindaco di Fano Massimo Seri ha chiesto alla regione una programmazione per contrastare il dissesto idrogeologico. Alcune regioni come l'Emilia Romagna e la Puglia, ha spiegato Seri, hanno messo a disposizione dei comuni contributi per far fronte alla consulenza tecnica di accompagnamento per la stesura dei piani. Mi sento di chiedere che faccia altrettanto la regione Marche. L'assenza del piano nazionale e dei piani regionali e locali, ha concluso il sindaco, lasciano la situazione in una giungla di competenze dove le responsabilità incrociate di una miriade di soggetti rendono impossibili anche gli interventi più semplici e necessari. Adesso un aggiornamento sui materiali che in tanti stanno donando per la pulizia a Cantiano, perché mentre resta invariato il punto di raccolta e di stoccaggio predisposto all'ex fabbrica Baldeschi Sandreani, è stato modificato il punto di distribuzione che ora si trova al civico 26 di via 4 Novembre di fronte alla chiesa collegiata. Purtroppo anche le zone alluvionate dalla serata di domani saranno interessate dalle piogge. Allora sentiamo tutti i dettagli dall'esperto di geometeo.it Francesco Cangiotti. Siamo ormai alla vigilia di un nuovo peggioramento determinato dall'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che nel corso della giornata di domani, a partire dal tardo pomeriggio e sera, inizierà a interessare il nostro territorio. Le prime precipitazioni si verificheranno appunto in serata, ma con fenomeni che via via risulteranno diffusi e di moderata intensità nel corso della nottata e nelle prime ore di domenica. E proprio le correnti occidentali favoriranno maggiori fenomeni proprio a ridosso dell'area appenninica, dove gli accumuli precipitativi potranno variare tra i 20 e i 50-60 mm. Non si tratterà di precipitazioni estremamente intense, ma proprio anche per la criticità idrogeologica che si sono verificate nel corso degli ultimi peggioramenti, consiglio appunto di monitorare la situazione, anche perché appunto localmente proprio l'orografia del territorio e la conformazione appunto del sistema appenninico che andrà a impattare e a fungere un po' da barriera rispetto alle correnti occidentali con cui si muoveranno appunto questi corpi nuvolosi, potranno localmente accentuare, un po' come è capitato durante l'ultimo evento, accentuare localmente la fenomenologia e quindi le precipitazioni. Tuttavia, ecco, il peggioramento non sarà molto duraturo, infatti poi nel corso della giornata di domenica i maggiori fenomeni e le maggiori precipitazioni si sposteranno sui settori centro-meridionali della regione, quindi diciamo che l'area pesarese e anche in parte l'anconetano vedranno poi un'attenuazione, anche se temporanea, dei fenomeni proprio nel corso della mattinata di domenica. Poi lunedì arriveranno nuove precipitazioni, ma si tratterà comunque di un'instabilità diciamo sparsa, che non darà luogo ad accumuli particolarmente ingenti. Prima udienza questa mattina al Tribunale di Pesaro per il processo che vede imputato il leader del movimento Io Apro, Umberto Carriera, che era stato querelato da Amerigo Varotti di Confcommercio Marche Nord per alcune dichiarazioni rilasciate dal ristoratore Ribelle, che ora deve rispondere di diffamazione. Il processo però è stato rinviato. Non è andata bene perché Varotti non c'è. Varotti mi ha querelato per diffamazione, ma non si presenta in tribunale. L'udienza quindi è stata rinviata al 6 dicembre. In tribunale non farò altro che confermare ciò che scrivo sui social, ciò che dico in TV, quello che è il mio pensiero, ma anche il pensiero di milioni di italiani, ovvero che le associazioni di categoria sono enti assolutamente inutili e andrebbero chiuse. Sono addirittura dannose per quanto riguarda le attività che dovrebbero tutelare, no? Dovrebbero aiutare le partite IVA, i piccoli commercianti, gli artigiani, ma da 2 anni a questa parte non hanno assolutamente fatto. Nel dettaglio, la Confcommercio Marche Nord da 2 anni sta facendo una battaglia mediatica
sui social, sui giornali con te sottoscritto, semplicemente perché non ho abbassato la testa, non ho abbassato le serrande dei miei locali e ho condotto da solo, ma assieme a migliaia di ristoratori in tutta Italia, una battaglia contro il lockdown, contro il Green Pass e contro le tante restrizioni che ci sono state. Varotti dovrebbe vergognarsi perché mi porta qui a perdere tempo, ripeto, per un mio pensiero che ribadisco anche qui davanti ai vostri microfoni. La Confcommercio, le associazioni di categoria andrebbero assolutamente chiuse o quantomeno riviste. Gli italiani sono stanchi di tutto ciò che sta accadendo, i piccoli imprenditori, le partite IVA, gli artigiani, i ristoratori non hanno mai avuto alcuna tutela. Varotti e la sua bella compagnia hanno detto sì a tutto, hanno detto sì alle chiusure, hanno detto sì ai ristori al 3% che hanno messo in ginocchio tutta l'Italia, le Marche, la città di Pesaro, e adesso ci ritroviamo con bollette triplicate e quadruplicate. E tutto quello che sa fare Varotti sono comunicati stampa oppure le inaugurazioni con i tagli del nastro. Oggi doveva venire qui perché mi ha portato ad un processo, ma lui non c'è, forse se ne vergogna. Il direttore Amerigo Varotti sui social ha detto invece la sua verità. La persona imputata che ha ricevuto la citazione e quindi l'obbligo di comparire era il Carriera, ha scritto Varotti commentando un post pubblicato nella pagina della sua vice. Il sottoscritto, cioè scritto nel decreto di citazione, aveva il diritto, non l'obbligo, di intervenire all'udienza, trattandosi solo di preliminari di carattere legale. Per questo c'era il nostro legale e non quello dell'imputato. È una sciocchezza scrivere che l'udienza è stata rinviata perché il querelante non era presente. Cambiamo argomento. Domenica 25 settembre i cittadini italiani sono chiamati alle urne per l'elezione dei componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Allora sentiamo i dettagli nel servizio che è stato curato da Filippo Pucci, ma anche gli accorgimenti che sono stati adottati in alcuni comuni colpiti dall'alluvione. Domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, si aprono le urne delle elezioni politiche 2022. Per la prima volta nella storia della Repubblica, tutte le persone iscritte nelle liste elettorali del proprio comune con più di 18 anni potranno votare sia alla Camera che al Senato. Un voto molto importante perché queste elezioni contribuiranno a ridisegnare la composizione del Parlamento italiano, che da quel momento potrà legiferare e scegliere il prossimo presidente del Consiglio dei Ministri. Saranno eletti complessivamente 600 parlamentari, di cui 200 senatori e 400 deputati. Per votare è necessario avere con sé un documento d'identità e la tessera elettorale. Per chi non avesse la tessera può ritirarla all'interno degli uffici del proprio comune, che rimarranno aperti anche il 25 settembre. Nel comune di Senigallia, per agevolare gli aventi diritto al voto, i residenti della zona rossa che hanno perduto la tessera elettorale troveranno una attestazione sostitutiva valida solo per questa tornata elettorale direttamente nel proprio seggio di competenza. A Cantiano invece gli uffici elettorali dei servizi sociali e anagrafe sono traslocati al primo piano. Tutte le informazioni sono riportate sui siti istituzionali e pagine social ufficiali del proprio municipio di residenza. All'ingresso di ogni seggio, l'elettore avrà a disposizione due schede, una per la Camera di colore rosa, mentre quella per il Senato di colore giallo. Il voto si ottiene tracciando una X sul simbolo della lista prescelta. Così facendo, il voto è valido sia per la lista che per il candidato ad essa collegato per ciascun collegio elettorale. Al contrario, se il voto è tracciato sul nome del candidato, il voto vale anche per la lista. Nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Infine, non è ammesso il voto disgiunto, ovvero tracciare un segno su una lista e sul nome del candidato di un'altra lista. Ci sono buone notizie per la ciclovia del Metauro, infatti è iniziato il percorso amministrativo per l'avvio dei lavori del primo tratto che collegherà i comuni di Fano e Cartoceto. Sindaco, avete individuato la soluzione definitiva del tracciato della ciclovia del Metauro, dunque è partito l'iter amministrativo. Sì, diciamo che non siamo più nella fase dei buoni propositi e degli intendimenti, cioè abbiamo dato concretezza alla fase, diciamo, operativa e quindi all'avvio dell'iter amministrativo finalizzato alla realizzazione del primo tratto della ciclovia turistica del Metauro, ovvero il tratto Fano-Cartoceto.
abbiamo definito quelli che saranno i passaggi, ovvero questo schema di programma che è stato al momento abbozzato da tutti gli enti coinvolti e ovviamente primi fra tutti dalla Regione Marche. I rispettivi comuni dovranno adesso approvarlo in giunta, poi decorsi i termini canonici di pubblicazione, adottarlo anche in Consiglio Comunale, passaggio quest'ultimo che rappresenta anche la variazione allo strumento generale urbanistico. Dopodiché ovviamente una volta notificati da parte dei comuni i decreti di esproprio, la Regione Marche potrà bandire la gara d'appalto per appunto arrivare ad affidare i lavori. Per quanto riguarda Cartoceto, da dove partirà il percorso? Ma si sviluppa sostanzialmente dal confine con il comune di Fano, nella frazione di Pontemurello, in prossimità del corso d'acqua minore Rio Secco, per poi costeggiare il tracciato ferroviario della Fano Urbino, oltrepassa il quartiere Madre Teresa di Calcutta, via Casello, costeggia via Circonvallazione Kennedy, per poi giungere quasi praticamente al confine con Colli a Metauro in concomitanza con via Caduti sul Lavoro. Una pista ciclopedonale che potrà avere anche dei risvolti positivi? Sicuramente molto molto positivi, penso ovviamente all'incremento di quella che è la cosiddetta sostenibilità della mobilità interna. Penso alla sicurezza con la quale cittadini e famiglie potranno muoversi tra costa e entroterra, e pensiamo ovviamente, limitatamente a questo primo tratto, a qual è il legame e lo scambio quotidiano appunto tra il territorio della città di Fano e quello del comune di Cartoceto. Non da ultimo, ovviamente, senza dimenticare quello che invece potrà essere l'opportunità per ciò che riguarda i percorsi e circuiti legati al cicloturismo. Non penso soltanto a quello che potrà svilupparsi lungo il tracciato della ciclovia turistica del Metauro, ovviamente non soltanto limitata a questa prima fase, cioè a questo primo tracciato, ma pensando anche a quello che sarà lo sviluppo futuro fino all'entroterra della ciclovia, ma ovviamente anche a tutti quelli che potrebbero essere i circuiti cosiddetti a pettine, cioè dalla vallata del Metauro per raggiungere i nostri splendidi borghi che costituiscono ovviamente l'identità della nostra provincia. Ci spostiamo a Sant'Andrea in Villis a Fano, dove è arrivata l'acqua potabile. Grazie a 150 contatori, più di 500 residenti potranno collegarsi all'acquedotto comunale. Ce ne parla il presidente di ASET SPA, Paolo Reginelli. È stato un intervento chiesto a gran voce per tanti anni dai residenti che finalmente potranno usufruire di acqua potabile nelle loro case. A Sant'Andrea in Villis, ASET SPA non ha previsto un semplice adeguamento della rete idrica, ma un vero e proprio potenziamento di quella esistente. Sono stati realizzati circa 13.600 metri di nuove condotte idriche nell'area compresa tra le strade provinciali 122 e 45 e presto, come ha spiegato il presidente Reginelli, tutte le località periferiche verranno collegate all'acquedotto comunale. L'obiettivo è quello di avere una rete idrica a disposizione dell'intero territorio fanese. Qui siamo davanti all'acre di Sant'Andrea in Villis, dove 3 anni fa è nato tutto, nel senso che abbiamo presentato questo progetto. Si tratta di collegare 500 persone alla rete di distribuzione appunto dell'acqua, all'acquedotto, che prima non esisteva. Questo è stato un progetto si concluderà alla fine di ottobre, quindi già stanno facendo gli allacci, la rete è già completamente pronta, quindi si fanno solo gli allacci in questo momento, d'ora in avanti, e permette di chiudere e di completare la rete idrica all'interno del comune di Fano. Ad oggi non ci sono più frazioni che sono distaccate dall'acquedotto, ci sono solo delle case isolate che provvederemo di volta in volta a ricollegare, e la cosa interessante è stata che qui siamo partiti da un certo numero di metri, poi li abbiamo aumentati perché abbiamo trovato altre situazioni da in qualche modo da regolarizzare e da allacciare. E l'intervento è tutt'altro che banale, infatti il dislivello che caratterizza la zona ha richiesto alcuni accorgimenti, come la realizzazione di un nuovo serbatoio a quote intermedie e la suddivisione del territorio in due parti, ciascuna alimentata da una rete di distribuzione e serbatoi diversi. Il progetto prevede inoltre la rimessa a nuovo sia dell'impianto di sollevamento di fenile già esistente, sia del serbatoio alto di Sant'Andrea in Villis. 3 motivi principali. Il primo è il fatto che comunque ci sono nuovi utenti e che quindi sono anche persone che hanno questa comodità in più. Il secondo, perché le tempistiche sono state osservate sia dal punto di vista della spesa, 1.600.000 e 30 come avevamo stabilito, e quindi non ci sono stati spostamenti né altro. E in più perché la tempistica è stata rispettata e qui voglio spezzare un'ansia a favore degli operai, perché lavorare
Dietro queste strade, durante i mesi di giugno, luglio e agosto, quest'anno è stata veramente difficile. Un plauso particolare a queste persone che sono state determinanti nella riuscita e nell'osservazione della tempistica. Torniamo a parlare della Banca di Credito Cooperativo di Fano, che nei giorni scorsi non solo ha messo in campo azioni concrete per le popolazioni alluvionate, ma ha anche consegnato i bonus bebè ai nuovi nati. Educare al risparmio, investire sulle nuove generazioni e dare un segnale di ottimismo sono queste le motivazioni che hanno spinto la BCC Fano a rinnovare l'appuntamento con Banca e Famiglia, una manifestazione ospitata nel parco della Villa del Balia a Saltara, durante la quale sono stati consegnati oltre 100 bonus bebè del valore di 250 euro ai nuovi nati nel corso dell'ultimo anno, figli dei soci e dei dipendenti dell'istituto di credito. La Banca di Credito Cooperativo guarda alla famiglia, l'importanza di della natalità, perché in effetti il momento attuale è un momento difficile, i bambini ce ne sono sempre di meno e quindi se vengono a mancare i bambini è anche il futuro di tutto il territorio, del mondo, è un futuro difficile. La banca è interessata che nel nostro territorio ci siano famiglie con bambini che credono un po' nell'educazione, quindi cose positive per la banca. Nel corso delle 13 edizioni la banca ha donato bonus bebè ad oltre 1500 nuovi nati per una cifra di poco superiore a 380.000 euro. Sono cifre importanti, è il benvenuto che la banca dà ai nuovi figli dei soci, quindi che diventano a tutti gli effetti clienti della banca, perché attraverso l'apertura di un libretto di deposito a risparmio minori, un fondo pensione di investimento, quindi diventano clienti e poi li accompagneremo nel corso della loro vita con varie iniziative nel crescere nella cooperazione, le borse di studio per studenti meritevoli, quindi li accompagniamo lungo il percorso scolastico, questo è un segnale importante. Le famiglie coinvolte in un picnic hanno potuto visitare gratuitamente il Museo della Scienza e il Planetario. Durante l'iniziativa è stato anche presentato il nuovo corso per neogenitori sul tema la salute del bambino da 0 a 5 anni, curato dai pediatri Gabriele Tonelli, Lisa Tonelli e Annalisa Pedini. Una bellissima festa, grazie alla BCC, perché basta guardarsi intorno e si capisce la bellezza della banca, vicina alle persone, vicina alle famiglie, che crea anche questo bellissimo evento. E soprattutto l'evento grande Arianna, che ha sconvolto in positivo la nostra famiglia, quindi è bello anche essere dall'altra parte ogni tanto. Raffaele, socio dipendente della banca. Sono socio dall'anno scorso e siamo qui a ritirare il bonus perché ecco, ci è stata offerta questa opportunità dalla banca e quindi siamo venuti qui con la famiglia. Prima uscita in tre. Prima? Sì, prima uscita in tre. Giro, insomma. Sì, sì. A fare fuori Fano. Sì. Ecco, e questa splendida creatura invece chi è? Ecco, questo è Carlo, è appena nato praticamente, è nato il 22 agosto, non è neanche un mese. Di questi 250 euro per le famiglie è un simbolo, anche un segno di ottimismo. Certamente, ci aiuta sempre a far crescere bene il nostro bambino. Ecco. Anche tu sei socio? Sono socio, sì. Da quanto tempo? 4 anni ormai, quindi. Ci vuoi presentare lui? Lui è Manuel. Il protagonista di questa giornata, in famiglia anche voi. Certamente. Mirko, è il secondo bonus bebè che ricevete. Esatto, esatto, a distanza di 6 anni, per cui questo vuol dire che siamo soci da più di 6 anni. E nel corso degli anni ha dato quella continuità che magari tanti istituti di credito non hanno dato, anche in momenti un attimino particolari, e quindi va premiata questa cosa. E quindi a maggior ragione contenti, perché la prima figlia ormai, ripeto, ha 6 anni, la seconda è arrivata adesso. E quindi... Come si chiama e quanto ha? Letizia ha 4 mesi. E quindi una nuova correntista, lunga vita e risparmi, speriamo bene, ecco. È una bellissima giornata, sempre una grande attenzione che ha la BCC un po' per il territorio e soprattutto per le nuove generazioni. Chi sarà il futuro? Il futuro sarà Maddalena che ha 11 mesi e dai, speriamo un bel futuro. Ve lo auguriamo.
Proseguono le mostre itineranti dell'Associazione Chiaroscuro di Marotta. Cristiana Guerra ha incontrato alcune delle protagoniste dell'ultima esposizione collettiva che si è tenuta alla Darsena Borghese di Fano dal 13 al 18 settembre. Tessere frammenti è il titolo della sesta edizione della mostra organizzata da Mosaichiamo la città. Di che cosa si tratta? Si tratta di una mostra collettiva di mosaici dove proponiamo la differenza di tecniche e di materiali. Quanti sono gli artisti che espongono e da dove provengono? Quest'anno gli artisti sono 13, ci sono 13 opere, provengono dal Brasile, dalla Giordania e da diverse parti d'Italia. È un momento di condivisione, oltre attraverso il mosaico, che il mosaico ha le tessere diverse e insieme costruisce un qualcosa di unico, e quindi è la condivisione della bellezza e dell'espressione di ogni artista rispetto al mosaico che ha realizzato. Quest'opera dietro le sue spalle che cosa rappresenta? Beh, è una trasposizione in mosaico di un argomento che tratto anche fotograficamente, che è Dialoghi sul mare. E normalmente io faccio fotografie, però poi mi sono appassionata grazie a Chiaroscuro anche al mosaico. Sono neofita, sono anche abbastanza disordinata nei miei mosaici rispetto ad altri lavori. Mi piace lavorare così all'impronta, in diretta, seguendo le linee che mi chiamano, e quindi è un motivo astratto che riprende le profondità del mare, ma anche la profondità dell'animo, se vogliamo. Quali sono i materiali usati? Sono sicuramente vetri Tiffany in gran parte, ma ci sono anche delle perline, ci sono altri piccoli materiali di recupero. Comunque una ricerca di materiali molto accurata e, come dicevo, lavorando in diretta poi i colori e le forme e le direzioni da sole chiamano altre cose. Miranda, qual è il titolo di questo lavoro? Il titolo di questo lavoro è La voce del mare. Visto che parliamo di materiali del mare, tutti i vetri levigati dal mare, sassi colorati dal mare, prescelti comunque, ho voluto dargli questo nome, insomma. Passo troppe ore al mare e ho voluto creare quest'opera dopo un periodo molto difficile della mia vita, aver superato una brutta malattia. Ho cercato di interpretare quest'opera per trasmettere tutta la luce che in questo momento c'è dentro di me alla gente che osservano quest'opera qui. Con la luce trasmetto la luce dell'anima, con la sfera il mondo di appartenenza di ognuno di noi, con i sassi colorati unici, simili ma non uguali, le persone di tutto il mondo, e con i vetri del mare voglio trasmettere il lavoro che facciamo noi tutti i giorni con le difficoltà della vita, come ha fatto il mare con i vetri levigandoli. Beatrice, che cosa rappresenta la sua opera? Questo mosaico rappresenta un gabbiano in volo ed è un gabbiano stilizzato, realizzato con vetri Tiffany e materiale misto, specchi e vetri. È la prima volta che partecipa a questa mostra? No, partecipo già dall'inizio, dalla prima edizione. Io faccio parte anche, oltre dell'Associazione Chiaroscuro, anche proprio del gruppo Mosaichiamo la città, che da qualche anno a questa parte stiamo realizzando degli arredi urbani con materiale di recupero nei muretti del lungomare di Marotta. Anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Sergio e Oriana Spinaci, residenti a Fano, che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio. Auguri da tutti i familiari che auspicano che la gioia di questo giorno sia non solo un ieri da ricordare, ma un oggi ancora e sempre da vivere. Con questa bella dedica chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato ai bonus bebè che sono stati consegnati dalla BCC di Fano nei giorni scorsi. Vi ricordo anche l'appuntamento di domani mattina alle 7 con la rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti. Buona serata.